L'autorizzazione integrata ambientale è il punto di equilibrio, è lo strumento che impone per la prima volta in Europa ad un impianto siderurgico di applicare standard ambientali e tecnologie che anticipano di 4 anni gli obiettivi stabiliti a livello europeo. Io mi aspettavo, dopo che l'azienda ha accettato le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ed ha sottoposto un piano di interventi che noi abbiamo approvato, che lunedì mattina nello stabilimento si aprissero i cantieri per il risanamento ambientale, e invece lunedì mattina, con il sequestro dell'area a freddo, questi cantieri sono stati bloccati. Questa è una cosa che va detta con chiarezza, perché se il nostro obiettivo è la tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi previsti dall'AIA devono andare avanti e correre, e non possiamo assumerci la responsabilità di bloccarli per delle motivazioni che restano appese a valutazioni successive, per esempio nell'ambito di un contenzioso giudiziario. All'inizio di questa vicenda, a luglio, dissi in maniera molto chiara: difendere la salute, difendere l'ambiente nel contesto della continuità produttiva, altrimenti la protezione dell'ambiente e della salute potrebbero essere usati come pretesto per far vincere sui mercati europei e sui mercati internazionali i concorrenti che avrebbero tutti i vantaggi dalla chiusura di Ilva, perché Ilva di Taranto è il più grande centro siderurgico europeo.